Non cedo assolutamente alle provocazioni di commenti privi di cognizione di causa, altamente scorretti, dove chi li pone ascolta molto parzialmente, senza la dovuta attenzione, tutti i video che sono stati proposti e quindi ignora anche le modificazioni che ci sono state in diverse parti, diciamo, delle teorie che porto avanti, e si limita solo a tentare di far credere che ci siano degli errori. Addirittura, poi sostenendo, no, che non sia il caso di fare live, ma semmai non è il caso per me di fare live con chi non ci ha capito quasi niente, o fa finta di non aver capito quasi niente di questi discorsi. Tuttavia, per onestà, lascio sempre aperta la possibilità a chiunque voglia confrontarsi di fare dei live. E non posso far altro che ribadire questo fatto, cioè che altri spesso, per un motivo o un altro, si rifiutano di entrare in live per avere un confronto, e preferiscono usare lo stratagemma dei commenti, perché commentando sotto dei video, uno può far credere a primo impatto a quello che gli pare. Uno, anche in buona fede, può pensare di essere nel giusto in quello che sta sostenendo e magari non ha seguito i video, non ha capito neanche quello che viene detto in quel video, però, portato dalla sua convinzione estrema di avere ragione, scrive il commento, il commentino. E lo scrive sostenendo con una certa certezza che i contenuti del video siano sbagliati e con quelli anche poi eventualmente quelli degli altri video. E cosa succede in questo caso? Che il primo impatto di chi guarda per la prima volta il video può essere il commento, perché il video richiede del tempo, no, per essere ascoltato. Invece il commento si presenta tutto integralmente lì, anche se poi uno legge con il dovuto tempo, ma è immediato, è tutto già completo. Non so se mi spiego. Un commento di una mezza pagina o di una pagina, anche se non viene letto con la dovuta attenzione, comunque a livello inconscio, no? Viene subito, no, colto, e magari ci si sofferma prima a leggere il commento e poi eventualmente si ascolta il video, soprattutto quando il video supera di gran lunga il tempo richiesto per la lettura di un commento, e quindi ci si immagini le conseguenze di questo. E ho notato questo tipo di scorrettezza che si produce con commenti di questo tipo. Per questo ribadisco che chi vuole veramente sostenere con certezza quello che crede sia vero, che lo faccia in live con me. Così non può usare nessun tipo di sotterfugio. Non è giusto che io debba continuamente scrivere dei commenti a più di una persona, perché non si tratta solo di alcuni critici che pongono obiezioni, ce ne sono tanti. Non è giusto che io da solo debba non solo impiegare del tempo per fare i video, cosa che non accade per i contestatori, e per giunta poi debba rispondere anche ogni volta alle varie obiezioni poste nei commenti, che trascurano volutamente o meno quello che già ho spiegato e rispiegato più volte, a cui magari ho già risposto anche per via appunto scritta attraverso commenti, se non al diretto contestatore X ad altri. Allora, in tal caso non esiste proprio, perché sembra quasi una strategia davvero a questo punto, se non consapevole e inconsapevole.